No, non sono in paese, non sono da qua. Siamo passati. Beh, però qui in macchina adesso stia attento quando corre, che vada piano, perché è pieno di autovelox. Va bene, andiamo piano. Ne sono tantissimi qua. Ma non funziona però. In effetti sta tutto qua, paese è il paese degli autovelox, attraversato peraltro da molti foresti, per i quali ci sono in agguato ben 8 punti di rilevazione, cui si aggiungono due temibili Vista Red e un Targa System, che controlla la regolarità dei pagamenti di assicurazione e bollo. A tutti gli effetti abbiamo 8 postazioni di box per inserimento di autovelox, ma gli autovelox vengono inseriti a rotazione tra questi, quindi voglio dire, a tutti gli effetti abbiamo uno strumento solo, non 8. Viale Biasuzzi, le vie Roma, Ortigara, 4 novembre, Roncalli, San Luca e Tre Forni, uno poi sulla Castellana. Le auto sfrecciano ancora addirittura in sorpasso con il rosso pieno, lo si vede dalle telecamere, ed ecco dunque il secondo Vista Red del territorio in azione da domani. Riprenderà tutto e ogni sanzione 163 euro. È inutile mettere una sicurezza su strade dove appunto spendono migliaia di euro per autovelox, telecamere eccetera, non ci sono piste ciclabili. I semafori non funzionano per giorni, succedono incidenti, dovrebbero curare un po' di più l'urbanistica. Molto probabilmente che i cittadini che sono molto indisciplinati. In effetti negli ultimi tempi la preoccupazione era salita di parecchio ogni volta che spuntava un minaccioso contenitore blu a bordo strada. Gli importi che vengono ricavati da multe e quant'altro devono essere reinvestiti sulla sicurezza. E quindi segnaletica stradale, piste ciclabili e tutto quello che serve sulla sicurezza stradale. Un bottino annuale di sanzioni che per chi ha abbozzato i conti potrebbe arrivare addirittura a 800.000 euro.